Continua a sventolare forte in Valtrompia e non solo la bandiera di Fratelli d'Italia. Aumentano gli iscritti, aumenta il numero di circoli che vanno formandosi, segno di vitalità e di continua adesione anche territoriale al partito di Giorgia Meloni. Nei giorni scorsi, nella sede provinciale di Piazzale Corvi di Fratelli d'Italia a Brescia, è stata convocata l'assemblea degli iscritti di Fratelli d'Italia di Concesio. Alla elezione erano presenti anche il responsabile dell'area Valtrompia Nicolò Bresciani, il vice responsabile dell'area Valtrompia Alessandro Bellini, nonché Amedeo Ghidini, responsabile provinciale del tesseramento di Fratelli d'Italia, direttore ALER provincia Brescia Mantova Cremona. Il motivo della convocazione è stato anche in questo caso la elezione del presidente di circolo, del circolo territoriale locale. Alla unanimità e per acclamazione è stato eletto l'avvocato Massimiliano Zadra, avvocato civilista della frazione di San Vigilio di Concesio, diplomato in maturità classica, laureato in giurisprudenza a Brescia, avvocato civilista dal 2003 con studio a Concesio, già consigliere comunale a Concesio dal 2009 al 2014 nel Partito della Libertà. Di seguito abbiamo registrato le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo presidente del circolo territoriale di Concesio, avvocato Massimiliano Zadra, che ora vi proponiamo. E allora, innanzitutto sono onorato di rappresentare Fratelli d'Italia per Concesio. L'obiettivo è quello di cercare di rappresentare al meglio a livello locale quello che è comunque una rappresentanza che ci ha visto, almeno alle ultime elezioni sovracomunali, arrivare sopra il 25%, perciò è giusto che anche a livello locale ci possa essere la possibilità di essere rappresentati, perciò l'obiettivo ovviamente sono le prossime elezioni amministrative comunali che si terranno la primavera prossima, o meglio a giugno, in concomitanza con le europee, e speriamo di rappresentare comunque la destra e Fratelli d'Italia alle elezioni, e soprattutto di lavorare al meglio per la collettività come abbiamo sempre fatto, ma adesso siamo riusciti a formalizzare e a costituire questo circolo che spero ci dia l'input per migliorare e essere ancora più rappresentativi.